Così va meglio, perché adesso mi vedo. Devo tenerlo in verticale invece che in orizzontale. Forse in orizzontale così, vabbè. Ragazzi, sono live inaspettata, sarà tutto mosso con le cuffie, ma io non lo posso appoggiare il telefono da nessuna parte. Il cavalletto non ce l'ho. Prima è stata una bazzecca. Ci ho provato. Volevo metterlo per lungo il cellulare per appoggiarlo al barattolo. Ma si vede che non andava bene. Solo che così sotto c'è il filo e non posso assolutamente appoggiarlo da nessuna parte sto barattolo, cioè sto cellulare. Ciao Nicola, ciao Giulia. Come state? Benvenuti. Live ASMR. Mi sentite, mi vedete? Adesso mi vedo anch'io. Prima mi vedevo piccola, piccola, piccola nel cerchietto. Ciao Angie. Ciao Dario. Ciao a tutti. 10 persone, come state? Spero bene, bene, meno male. Mi vedete bene, mi sentite bene con le cuffie del cellulare? Ciao Matteo, Matteo ASMR. Ciao Rebecca, ciao a tutti. Ho provato prima a fare una live brevissima, dopo anni e anni non sono più capace a farla. Sono struccata, scusate. Ti vediamo. Mi sentite bene? Sabrina, ciao. Bentornata. Come state? Tutto bene? Chiacchiere dopo Pasqua e Pasquetta 2022. Come avete passato queste festività pasquali? Ora ti vediamo bene. Perfetto, Giulia. Grazie. Mi sentite anche bene? Scusate se trema un po' il cellulare, ma lo tengo in mano. Quindi, sapete, senza cavalletto è un po' difficile. Trema. Sì, ti sentiamo. Ok. Tu come stai? Bene, grazie. Voi state bene? Qui c'è un cielo scuro, nuvoloso, grigio. Ha voglia di piovere. Hanno dato tutta la settimana pioggia. Qui da me, io in famiglia, anch'io Giulia, anch'io Pasqua e Pasquetta in famiglia. E poi ho visto delle bancarelle sia a Pasqua dopo pranzo, una passeggiata perché ho mangiato tantissimo, e anche a Pasquetta, dei mercatini. Raccontatemi qualcosa perché sennò io non so cosa dire. Non sono più abituata a farle live. Me l'aveva richiesta queste dirette, queste live, me l'aveva richieste Disco Trainer, se non sbaglio. Che sembra il cartone animato Dragon Trainer, però Disco Trainer si chiama. Un mio iscritto. In famiglia. Ok, anch'io sono stata alla fiera a Pasquetta, sì. Me l'avevi commentato, me l'avevi detto nel video vlog su Sere Channel, Giulia. Fatemi sapere cosa farete in questi weekend, adesso oggi è mercoledì, giovedì, venerdì, cosa fate questo weekend che sta per arrivare? Fatemi delle domande se avete delle curiosità, delle richieste di video magari. Di cosa possiamo parlare? Live inaspettata, 13 persone, 4 mi piace, 3 minuti e 23 dal vivo in ASMR. Poi la riascolterò, spero che vada bene il volume della mia voce. Che parlo troppo forte. Come stai, Matteo? Sabrina, stai bene? Dario, Rebecca. Commentate, ragazzi. Dolcezze, dolcetti. Mi fa strano chiamarvi dolcetti, dolcezze. Ciao, Giulio. Giulio, ciao. Giulio. Io tenendo il cellulare in mano e tenendo anche il microfono in mano, ho solo le mani, ho solo due mani, ho solo le mani impegnate, insomma, quindi non posso fare suoni, non posso fare niente. E non posso appoggiare il telefono da nessuna parte. Si sta ingrandendo la faccia. Io sto bene, Rebecca, ok? Qual è il tuo colore preferito? Non si capisce, Rebecca. Guarda il muro, guarda la mia maglia. Rosso. Qui Pasqua e Pasquetta sotto il diluvio. Caspita, Sabrina. Ricordami di dove sei. Di che zona sei, di che regione sei. Auguri oggi a Sara, Sara, a tutti quelli che si chiamano Sara, che c'è Santa Sara oggi, Santa Sara, sul calendario. Auguri per l'onomastico a tutte le ragazze che si chiamano Sara, insomma. Volevo appoggiare il cellulare da qualche parte, ma non posso appoggiarlo, che sennò si stacca il filo del cellulare, delle cuffie. Così, ma si piega il filo. Dovrei tenerlo così.
così. Ma poi non mi vedete. Ruota il dispositivo e infatti mi dice tienilo dritto, se no non vedi niente. Vabbè, mi faccio vedere un po' il tunnel carpale. Lo devo tenere in mano per forza il cellulare oggi. Mi devo comprare un cavalletto. Assolutamente. Che funzioni, non come l'altro che non valeva niente. Ciao Luisa, Serena, come va? Per caso hai pensato alle vacanze estive e cosa fare? Io vorrei tornare a Lampedusa, bellissima. Non ci sono mai stata a Lampedusa e... perché mi si... c'ho la faccia gigante, non so perché. Comunque, non lo so cosa fare in queste vacanze estive, non lo so. Ciao Gaia, sono siciliana. Ah ok, Sabrina, sei siciliana, va bene. In Sicilia caldo da morire, Dario. Ok, Matteo, tutto bene? Ho festeggiato con i parenti a Pasqua e con gli amici a Pasquetta, perfetto, anche se ha fatto brutto tempo, ok? Grazie che commentate. Scusate la mia faccia enorme, non so perché. Non sono molto tecnologica. Ciao Gaia, ciao Lorenzo, ciao Nick, Duca Von P, ciao Nick. Tocco il telefono, si ingrandisce. Vi verrà il mal di mare perché tenere il cellulare in mano è tutto mosso. Poveri voi, mi dispiace. Comunque Luisa, io non so cosa fare in queste vacanze estive, non ci ho ancora pensato. Che farai di bello il 25 aprile? Non si sa. Mi piacerebbe far qualcosa, ma mi sa che anche quest'anno, come gli altri anni, non faccio niente il 25 aprile. Starò a casa. E voi cosa fate di bello il 25 aprile e il 1 maggio? Magari il 1 maggio festeggiate, andate a vedere qualche concerto. Commentate, ragazzi, fatemi sapere. Ciao Giorgina Rizzogio. 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 Non lo so. Ciao. Comunque. La faccia distrutta. Struccata, faccio paura, mi faccio paura da sola. Vorrei fare dei trigger, dei suoni, ma non ho le mani occupate. Una tenere il cellulare, l'altra il microfonino qua, nelle cuffiette. C'è un tempo fuori, ragazzi, ma almeno piovesse così rinfresca un po' l'aria. Io lavorerò per fortuna qua, come abbiamo ripreso alla grande. Comunque non ho mai festeggiato il 25 aprile e il 1 maggio, Nick, ok? Beato te che lavori. Che fortuna. Però, dai, sono contenta che almeno lavori. Anch'io non ho mai festeggiato, eh. Devo dire, il 25 aprile non ho mai fatto niente di eclatante. E neanche il 1 maggio. Per me sì, sono importanti come giorni per il mondo, diciamo, per l'Italia. Però... niente di che, non ho mai fatto niente di particolare. Poi il 28 vado al concerto di Rama, bello, bello, sono contenta per te Luisa, sono contenta per te. Io per adesso sto moderando i festeggiamenti, sono in dolce attesa. Sabrina, tanti auguri, e non posso strafare, e beh ci credo. Congratulazioni, cosa si dice in questi casi? Tanti auguri, felicitazioni per la... nuova nascita, per la dolce attesa, insomma. Anche io il 25 resto a casa, Giulio. Ok, ciao, mi puoi salutare? Mi chiamo Ginevra. Ciao Ginevra. Ciao Maria Ricciardi, ti saluto. Sì, siamo contenti dopo il Covid, anche se qua per fortuna non si è proprio fermato tutto, tutto, a parte i periodi di lockdown, certo, ovvio. Grazie, sera di niente, figurati. Jean Robloxina, mi saluti, ti ho salutato. Ciao Giada. Maria Ricciardi, ok. Luisa, Serena, magari poiché non lavori non ti interessa approfittare dei giorni di festa. Io purtroppo lavoro e quindi ogni giorno di festa ne approfitto per divertirmi. Certo, hai ragione Luisa, hai ragione. Auguri Sabrina, quando la mia ragazza è incinta è stato un periodo magico. Ogni bene a te, al piccolo piccola. Grande lì.
Ginevra, di niente. È un piacere. Spero che vada bene questo microfonino, perché queste cuffiette, perché appena le tocco, secondo me fa crocrocrocro, fa il fruscio. Tutto mosso, ragazzi. Voi avete aperto tante uova di Pasqua? Raccontaci qualcosa di bello, cosa vi racconto? Si sente benissimo, meno male il Nick. Meno male. I tuoi video sono bellissimi, grazie Ginevra, grazie. Sono contenta che vi piacciono. Almeno in questo canale qui. Ne ho tantissimi, sia in questo canale che nell'altro. Veramente ho 1000 passa video, forse anche di più. Ne carico se riesco tutti i giorni uno. E quando non riesco ci rimango male. Se non riesco a caricare tutti i giorni un video per voi. Io quest'anno no. Brisaidesi, un uovo Lindt e una gallina di cioccolata. Che figata. Bello. Buono il cioccolato della Lindt, Nick. Ciao Chiara. Ciao. Dicevo appunto Nick, l'unico che ha risposto. Avete ricevuto delle uova di Pasqua? Tante uova di Pasqua? O poche? O nessuna? Fatemi sapere. Sai, Sere, che anch'io ho un canale YouTube. Ah sì, come si chiama? Così veniamo a seguirti. Mi piacciono molto le live che fai, figurati. Simpaticissime, grazie Nick. Io bene, grazie. Bene anch'io. Sto bene anch'io, grazie. Il microfono novità. Allora, ne avevo cercato e visto uno in un negozio, come vi avevo forse detto in un altro video precedente, prima di Pasqua comunque. E di nuovo la faccia enorme, aiuto. Mi verrà un colpo a guardare questa live. Sono bianca come un fantasma. Comunque, non l'ho comprato perché andava attaccato al computer e non andava bene per fare i video ASMR, quindi niente. Prima costava 10 euro e poi senza offerte, diciamo, senza promozioni, costava 13. Allora ho detto, senti, andava solo bene per il gaming, per i videogiochi. Per chi gioca, insomma, non per i video ASMR, quindi non l'ho comprato. Dovrei comprare il microfono di nuovo, lavalier, come si chiama? Lavalier, penso si dica. Però ho paura che sia come quello che ho già, che dopo 3 anni si rompe. Anche se gli cambio le batterie, non funziona. E sarà l'umidità della casa, non lo so. Sono io che magari non sono capace a farlo funzionare. Però quello che ho già non funziona più. Fa il fruscio e non smette. E io di comprarne un altro uguale, sinceramente, mi darebbe un pochino fastidio. Però usare le cuffie, sinceramente, non è che sia molto comodo e neanche non è professionale. Quindi scusate il ritardo, ma lo devo ancora comprare il microfono su Amazon perché c'è un problemino, insomma, che io non sono per niente tecnologica e non mi fido neanche tanto a comprare online, che magari mi danno delle fregature, insomma. E quindi sto ancora aspettando.
se ne trovo altri in giro magari sarebbe meglio, ma nei negozi non ne trovo altri che vadano bene per i video ASMR. E quindi sto tergiversando, come si dice. Ma vorrei comprarne uno che mi duri tanto tempo, insomma, non dico 10 anni, ma almeno 5-6 anni. Che non devo stare tutti gli anni a comprarne uno nuovo di microfono, capite bene che non è solo uno spreco di soldi, ma direi che soprattutto quello è un problema. Ma anche fossi miliardaria, non è che comprerei microfoni tutti i mesi, tutti gli anni. Comunque, non perdiamo la pazienza, non perdiamo le speranze, più che altro, che un microfono arriverà, spero presto. Ho il mio compleanno, me lo faccio regalare al compleanno, o me lo compro prima se riesco, adesso vediamo. Ok, aggiornamento microfono fatto. Però costa 150 euro e beh, costa un pochino direi di Amazon, fidati ciecamente, speriamo. Se nel mio canale si chiama GeneFlower29, ok, tanto salvo la live, spero che anche i commenti ci saranno, scrivimelo di nuovo. Ginevra, che ti vengo a seguire quando chiudo la live nel prossimo video, scrivimi il tuo canale così ti vengo a seguire. Non guardi uomini e donne? No. Non mi piace Francesca, non mi interessa. Chiara, anch'io avevo il lavalier e si ruppe. Ecco, appunto. Non so come mai durano così poco. O sono io che non sono capace. Boh, non lo so. Il biglietto è professionale, costa tanto, però poi se lo prendi una volta poi a posto. E beh, certo, sì, giusto. Come si dice, chi spende meno spende. Quindi sì, è vero. Ti adoro, grazie. Citrus, cibo preferito? Bella domanda. Allora, anni fa ti avrei risposto i dolci, le caramelle, i gelati. Ma adesso ti dico, vabbè, i dolci mi piacciono, ma sono meno golosa rispetto a tanti anni fa. Quindi ti posso dire, come cibo salato, posso dirti assolutamente le lasagne, il riso alla milanese con lo zafferano, gli gnocchi, il sushi, mi piace tantissimo, anche comunque il riso alla cantonese, gli arancini, i cannoli senza canditi, il pandoro a Natale con lo zucchero, e i muffin, mi piacciono anche il tiramisù come dolce, ma il caffè non è che lo sopporto molto, quindi la panna cotta è uno dei miei dolci preferiti. I frutti di bosco. Il sushi è buonissimo, soprattutto al ristorante. Chiara, sì, sushi, scusate, io pure, ecco, anche Nika, ma il sushi siamo a posto. Andiamo d'accordo. Ciao Sere, ciao Matteo. Ginevra, il mio microfono per fare i video costa 10 euro, ma se lo tratti bene ti può durare anni e anni. Certo, hai ragione, Ginevra, è giusto. Sono l'unico che guarda i tuoi video di 3-4 anni fa. Spero che non sei l'unico, disco trainer, spero che non sei l'unico. Comunque grazie, 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 grazie. Sera stupendo, il leoncino dietro al Como. È bello, vero? Sì, mi piace tanto. Grazie Chiara. L'ho chiamato Alex, come quello di Madagascar. Nel cartone. Prego, mi rilassi un botto. Grazie. Ma posso sapere, disco trainer, come ti chiami? Almeno ti chiamo per nome, la facciamo finita. E facciamo prima. Sennò è un casino chiamarti sempre disco trainer. Ciao Sera, ciao Francesca. Hai mai provato a mangiare altri cibi giapponesi oltre il sushi? Certo. I ravioli, gli involtini primavera, la risola cantonese, il pollo alle mandorle, buonissimo. I noodles li ho provati ma non mi fanno impazzire. Poi cosa c'è? Il gelato fritto, buonissimo. Le nuvole di gambero, penso si dicano, sono buonissime, adoro, anche se fanno malissimo tutti questi cibi, nel ristorante soprattutto, però è una volta all'anno, adesso sono anni che non vado più a mangiare nei ristoranti, perché si ingrandisce l'immagine, ragazzi, aiuto, mi viene un infarto a vedere la mia faccia struccata, poveri voi.
Non so cosa ho toccato. Chiara, adesso sei moderatore del canale. Non so cosa ho toccato, veramente. Ho toccato un tasto che non dovevo toccare. Vabbè, lasciamo perdere. Chiara, ti ho messo come moderatore del canale, che non so neanche cosa voglia dire. Sono impazzita. Vabbè, lasciamo perdere. Volevo diminuire la mia faccia. Invece niente. Antonio, disco trainer, ok? Hai mai mangiato il pane fritto? No. Direi di no. Come ti trovi con i capelli corti? Beh, li ho sempre legati. Li ho sempre legati. Quindi non me ne accorgo che sono corti. Io ti seguo da poco, ma penso che sei diventata una delle mie YouTuber ASMR preferite. Grazie, Ginevra, grazie. Spero farai molti video tapping in futuro. Sono i miei preferiti, soprattutto quello fast. Ne ho fatti tantissimi, Citrus. Vai a vederli, vai a vederli. Ne farò altri. Chiara, sono una pasticciona, una casinista, guarda, moderatore del canale, non so perché, ho schiacciato un tasto. Devo fare attenzione a cosa schiaccio, sto cellulare touch non mi piace, preferivo il Nokia. Grazie Antonio, comunque, per il commento, anche per me è così. Ti seguo da poco, ma sei una delle mie YouTuber preferite. Se lo vuoi levare, ti ripremuto il suo profilo e metti leva moderatore. Grazie. Adesso ci provo. Sono incapace, con la tecnologia non fa per me proprio, assolutamente. Sono negata. C'è una persona che il proprietario del canale sceglie se nel caso in una live c'è una persona che insulta, può andare a mettere in timeout, ok? Grazie Chiara che mi hai spiegato, che non lo sapevo. Matteo, farai mai un roleplay negozio di videogiochi? Io non ne ho neanche uno di videogioco, quindi sarà difficile, mi dispiace, ma non sono una che gioca tanto con i videogiochi, anzi proprio per niente, quindi non ne ho neanche uno in casa. E non ho nessuno di famiglia, insomma, amici che gioca con i videogiochi da farmeli prestare, insomma, mi dispiace. Cosa hai fatto di bello oggi? Niente di eclatante, Francesca. Pulizie in casa, ho mangiato, ho registrato il video per voi con l'ultimo uovo di Pasqua che mi ha regalato mio padre e i miei nonni stamattina. Sì, stamattina. In ritardo, ma chi se ne frega. E basta, ho passato l'aspirapolvere. E niente di che. Ho pulito un po' la cucina. Il balcone. Solite cose, la casalinga disperata. Direi. Niente di eclatante. E voi cosa avete fatto di bello? Stamattina, oggi. Adesso sono le 3, le 4, che ore sono? Si muove tutto. Le 3. Ecco, dovrei fare i video così. Anche se c'è la TV adesso, però vabbè. Dovrei fare i video così, guarda che bello. Sono luminosa. Invece è un casino perché non so come fare a fare video così, non avendo il cavalletto, non posso fare i video così e li faccio sempre così, con il muro rosso dietro. Fino alle 13:45 a scuola, poi ti guardo fino alla fine della live e faccio i compiti, perfetto. Io alle 5 mi saluto, che devo andare assolutamente a fare un po' di commissioni. Scuola, io Chiara, ok, sera poi farò un roleplay supermercato. Ginevra, l'ho già fatto. Ne farò altri se volete, ma l'ho già fatto almeno 2 volte. Io sono andato a Bellagio per un check-in e ora sono a Como per un altro check-in. Poi torno a casa dalla mia bimba. Perfetto, Nick, ok. Lo sai cosa dovresti fare? Un video roleplay con qualcuno? Matteo, mi piacerebbe, sì. Tipo medico, se mi piacerebbe collaborare con qualcuno e fare un roleplay medico in collaborazione, ma tutte le YouTuber, ASMR artist, sono lontane da dove sto io e quindi o facciamo video insieme, ma
separate, perché sennò è difficile che vengano a casa mia o che io vado a casa loro se abitiamo in posti diversi, in regioni diverse, capito? Sarebbe comunque bello anche se. Ho fatto lezione, sono un'insegnante di giapponese. Wow, bello Francesco. Vieni in Piemonte che voglio anch'io imparare il giapponese. Se non sei piemontese, non lo so. Se sei già piemontese, magari non lo so. Francesca, bello il giapponese. Mi attira, mi intriga. Deve essere bello. Io sono piemontese. Fallo con qualche tuo familiare. No, sarà difficile. Se non impossibile, Matteo, mi dispiace. Mi dispiace proprio, ma i miei parenti. No, 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 non fanno assolutamente video ASMR. Non sanno neanche cosa sia. Negozio di CD e DVD l'ho già fatto. Però, vabbè, CD nuovi non ne ho, DVD nuovi neanche non ne ho. Ma mi sembra che io anche il negozio di DVD l'ho già fatto. Se non lo sai che io vivo in Sardegna, Ginevra, bella la Sardegna, cioè non ci sono mai stata, però deve essere bella. Citrus, anch'io sono piemontese, ah, fantastico. Citrus, però come ti chiami? Qual è il tuo nome, se possiamo saperlo? Di dove sei piemontese? Conosci Mondovì? Sì, lo conosco. Conosco, sì, in Piemonte, io abito lì, fantastico. A posto. Io sono abruzzese, Chiara, ok? Giulia, puoi riscrivermi questo commento magari nel prossimo video che carico? Così, anche se l'ho già fatto, lo posso rifare, soprattutto il video roleplay con messa di DVD. Mi sembra di averlo già fatto, sia CD che DVD, ma vabbè, lo posso rifare. Daniele, sono del sud di Torino. Del sud di Torino, cioè. Io sono ignorante, sono molto ignorante. Nel sud di Torino, sei piemontese anche tu, quindi stai vicino a Torino o a Torino e basta. Daniele, ah ecco, grazie per avermi risposto. Sera, presto. Ciao Francesca, buon lavoro. Io abito in Liguria, Giorgia, Giorgina. Bella la Liguria, eh? Buon lavoro Francesca. Ciao Chiara, ciao Francesca. Sera Natale, puoi fare un video in cui vendi le cose natalizie, ovviamente roleplay. L'ho già fatto anche quello. Vai a vederlo assolutamente. Ciao Serena, che bello una live. Sono Alice, ti ricordi di me? Sì, ciao Alice, mi ricordo, certo che mi ricordo. Buon lavoro Francesca. Ciao Chiara. Ciao Alice. Abruzzese, vivi in Sardegna, abiti in Liguria, Giorgina. Ok, a me piace molto la Sicilia. Io non ci sono mai stata, ma deve essere bella Chiara la Sicilia. Prima o poi ci vado. Come stai Alice? Benvenuta. Come hai passato la Pasqua? Spero tutto bene. Grazie, sì, sto bene. È andato tutto bene, dai. Direi che è andato tutto bene. Tutto bene. La faccia gigantesca. Mi sono persa.
qualcosa. Aster, cos'è Aster? Boh. Ciao Aster. Disco trainer. Ah, ok, 13 anni Antonio, ok. Io sono piccolina, spero che quando troverò un lavoro mi permetterà di viaggiare, visto che amo molto farlo. È molto bello viaggiare, Chiara. Quanti anni hai? Adesso, se posso sapere. Comunque è molto bello viaggiare, quindi te lo auguro che riuscirai a viaggiare tanto. Assolutamente bello viaggiare. Sembro piccolo. Beh, non hai nessuna foto, quindi non lo so. Antonio, se sei piccolo oppure no. 10 anni, Ginevra, ok? Chiara, quanti anni hai invece? E 19 mi piace. Grazie, grazie a tutti. Scusate questa live super mossa. Migliorerò. Migliorerò assolutamente. Che faccio? Intendo che c'è nel canale la mia faccia. Che nel canale c'è la mia faccia. Non ci ho mai fatto caso. Vabbè, ok. Persone, adesso 20, 21 mi piace, sì, 20, 21, grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti voi. Sì, ho visto, 23 mi piace, sono contenta, grazie. Lasciate tanti mi piace. Commenti, soprattutto tanti commenti, anche nei video, ragazzi e ragazze. Lasciate tanti commenti perché io sono contentissima se commentate. Mi piacciono un sacco i vostri commenti. Rispondere ai vostri commenti, leggere i vostri commenti mi fa solo tanto piacere, insomma. Non so parlare. Io adesso faccio i compiti insieme a te. Ok, va bene. Grazie. Ciao Tina. Tina D'Amico. Ciao. Se posso darti del tuo. Io do del tuo a tutti perché sono tutti piccoli, insomma, più piccoli di me, quindi se c'è gente più adulta di me, gli do del lei, ma ai bambini, ai ragazzini, insomma, bisogna dargli del tu, anche se non vi conosco, quindi bisognerebbe essere educati e dare del lei a tutti, però, vabbè. Alice, se che ricette farai col cioccolato delle uova avanzate, io ne ho un sacco, non so che farci, io ti dirò. L'ultimo uovo che mi ha regalato mio padre, i miei nonni stamattina, i miei zii. Voglio fare il salame di cioccolato, ma con le altre cioccolate, con l'altro cioccolato avanzato me lo sono mangiato. Nelle settimane, nei mesi, cioè nei mesi, aprile, marzo, basta. Nei 2 mesi comunque ho ricevuto e comprato un po' di uova, me lo sono mangiato. Quindi è finito, adesso ho 190 grammi di cioccolato. Chiara Ferragni me l'ha regalato mia nonna, mia zia, mio padre, tutti quanti. Stamattina me l'hanno portato, insomma. E sì. E quindi se riesco domani vado a fare un pochino di spesa alimentare, che mi manca tutto, che il frigo è vuoto, che non c'è niente. C'è il succo di limone e il burro. E quindi non posso mangiare niente, insomma. E voglio comprare i biscotti secchi tipo Rosaiva, che mi hanno detto che va bene, e voglio fare il salame di cioccolato, che sono anni che dico lo faccio, e poi non lo faccio. Tutti dicono che è semplice, che è facile, lo voglio fare anch'io, anche se dico che voglio mangiare sano, e poi il cioccolato non è che faccia tanto bene, però lo farò nei weekend, così in settimana mangio sano, e sabato sgarro, tra virgolette sgarro. Non lo so cosa puoi fare col cioccolato avanzato, ci sono tante ricette su YouTube. C'è una ragazza, una signora, insomma, una donna. Ricette esatte in pochi minuti su YouTube, che non ha un canale ovviamente ASMR, ha un canale di ricette e stamattina, se non sbaglio stamattina, oggi, ha caricato un video torta con uova di cioccolato avanzata. Sì, torta di cioccolato con uova di Pasqua, insomma. Vai a cercarlo, Alice.
è una bella torta comunque col cioccolato e con le uova, con altri ingredienti. E così il cioccolato avanzato dalle uova lo ricicli e non va sprecato. Lo consiglio a tutti quel video su YouTube, ricette risate in pochi minuti. Mirella e Clara erano due sorelle, adesso c'è solo più Mirella. Clara non fa più video, adesso c'è il marito di Mirella che fa i video con lei. E sono molto bravi loro, fanno anche video spesa. Ciao Mirella. Vi consiglio questo canale. Alice Turra, ok? Spero che hai sentito. Ciao Sera, Serena mi chiamo, mi saluti, sono Alice. Ciao Alice, Tina, niente, figurati, piacere tutto mio. Grazie Tina, molto piacere. Io tutta mangiata la cioccolata, prima o poi mi viene il diabete, mangio tantissimi dolci. Chiara, vabbè, non fa bene mangiare troppo cioccolato, però ogni tanto va anche bene, dai. Uno scarro. Cosa ti è uscito nell'uovo della Ferragni sera? Della Ferri? Ho fatto il video, quindi domani magari lo carico e lo vedrete. Niente spoiler. Qual è la tua materia preferita? Allora io a scuola non ci vado più da anni, però mi piaceva italiano, scrivere i temi. Tantissimo, io adoro scrivere, anche se scrivo male, però mi piace. E musica? Mi piaceva anche alle medie, e storia dell'arte, perché c'era un professore che lo conoscevo, era amico di famiglia, che alle medie era bellissimo. Quindi vabbè, dettagli. Alice, bello l'uovo di Chiara Ferragni, cosa hai trovato dentro? Bella idea, comunque farò anch'io il salame di cioccolato. Ok, se volete seguire su YouTube il canale di Ricette Risate in pochi minuti, sono molto bravi, sia lei che tutta la sua famiglia, insomma. Io ve lo consiglio come canale. Ok? Tina D'Amico, se posso sapere quanti anni hai? Nick, si vede che è sparito, che avrà altro da fare sicuramente. Parlavamo di Pasqua, di Pasquetta, tutti che avete mangiato con la famiglia, con i parenti. Avete camminato, anche Giulia è sparita. Antonio, ok, bentornato. Sera, segui la Disney, che cartoni ti piacciono? Alice, la diretta dura fino alle 5, poi mi stacco, vi saluto e me ne vado. Io ne ho 46 purtroppo. Beh, perché purtroppo? Tina, dalla foto, anche se la vedo piccola piccola, non li dimostri, se posso dirlo. Io gli arrosticini. Buoni gli arrosticini. Chiara, allora segui la Disney. Vabbè, adesso che ho 30 anni, io ho quasi 30 anni, ne ho 29 ancora fino a luglio. Non guardo più tanti cartoni, ma fino a 20 anni guardavo Aladdin. Guardavo Pocahontas, guardavo Alla ricerca di Nemo, mi piace tantissimo Cars 1, 2, 3, le macchine. Poi cosa mi piace? Vabbè, i cartoni della Disney con Topolino, Minnie, Paperino e qui Cuoquale, Giovanni Marmotta, insomma, Cip e Chop. E dalla foto ne dimostri 25, sì, infatti, io la foto la vedo piccola, però Tina non sembra che ha 46 anni assolutamente. Comunque sì, diciamo che i cartoni Chiara li guardavo di più quando ero piccola. Guardavo tantissimo quando ero piccola, vabbè, Walt Disney, quindi La spada nella roccia, il mio cartone preferito, uno dei tanti. La bella e la bestia, Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, tutti quelli che sicuramente guardate anche voi, giusto? E mi piaceva anche tantissimo da piccola guardare Lilli e Vagabondo. Lilli e Vagabondo. Bellissimo l'immagine degli spaghetti, la scena degli spaghetti, quando poi finisce lo spaghetto si baciano. I due cani sono bellissimi, io che adoro gli animali, stupendo.
Adesso mi ha detto una mia amica Claudia che c'è un cartone che si chiama Red su Infinity, boh, non mi ricordo, su Amazon Prime da qualche parte. Red non l'ho ancora visto, però deve essere bello. Guardo anche Toy Story, ecco, bello, quello bellissimo. Ce ne sono forse tre o quattro di Toy Story, il cartone. Bello, veramente bello. Da piccola guardavo, vabbè, Robin Hood. Guardavo anche Balto, il cane lupo, anche se triste. Anche Bambi, vabbè, quando ero piccola, 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 piccola. Super piccola. Perché si ingrandisce, aiuto. Chiara, i puffi, Heidi, sì, esatto, brava. Pocahontas, i puffi. Guardavo anche. Cosa guardavo? Cenerentola, Biancaneve, sì, li ho già detti. Alice, a me da piccola piacevano tantissimo i film di Barbie. Brava Alice, sì, concordo, anch'io li guardavo. Lo Schiaccianoci, Cenerentola, Barbie, le principesse, com'era? Barbie e il regno di ghiaccio, qualcosa del genere. Adesso un cartone che mi piace è anche Frozen. Mi piace, con Olaf, il pupazzo di neve, bellissimo. Adoro. Si torna un po' bambini con i cartoni animati ed è bellissimo. Bellissimo. Walt Disney ha fatto dei cartoni bellissimi, veramente meravigliosi. La mia infanzia. Due gatti, uno si vede nella mia immagine. Belli gatti, brava Ginevra. Qual è il tuo oggetto preferito? La fotocamera. In che senso? Qual è oggetto? Qual è il mio oggetto preferito? Sì, si sentono. Mi dispiace Antonio che si sentono i vicini, scusate. Chiara, io anche amo gli animali, infatti vorrei fare la veterinaria. Che bello. Bellissimo, Chiara. In bocca al lupo. Io da piccola non guardavo mai la TV, solo quando faceva pippi, calze lunghe, passavo le giornate a leggere e colorare. Che bello, brava anch'io. Io anche guardavo pippi, calze lunghe. E qua tiriamo fuori il vaso di Pandora proprio, a parlare di cartoni. Bellissimo. Ciao Serena, ciao Ilaria. Ciao, 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 ciao. Ciao Ilaria. Grazie, benvenuta in questa live. Belli gatti, sì, mi piacciono. I puffi, Heidi, ok. Alienor, ciao, ciao, tutto bene, tu come stai? Io anche comunque Chiara, lo dico a tutti, guardavo pochissima televisione, uscivo da scuola, pranzavo, facevo i compiti, poi c'era mia nonna e uscivamo nel cortile per il paese, ero sempre circondata da cani, gatti, conigli, lepri, di tutto e di più. Scoiattoli, di tutto, mio nonno raccattava animali dappertutto. Li portavo nel cortile e li guardavo anch'io, ovviamente. E guardavo pochissima televisione, assolutamente, veramente, sì, cartoni, forse Lady Oscar, Rossana, magari qualcosa, ma pochissimi cartoni, pochissima televisione in generale, proprio quando ero minorenne, insomma. Passavo anch'io le giornate a scrivere, a colorare, a leggere, passavo tantissimo tempo a leggere, ad ascoltare la musica, cioè. Io vivo per la musica, direi anche io vivo grazie alla musica. Quindi sì, se mi togliete la musica io muoio del tutto. Due gatti, ok. Tina cosa dice? Io guardavo Lady Oscar, Mila e Shiro, Georgie e Candy Candy. Candy Candy non l'ho mai visto, però Mila e Shiro e Lady Oscar, mamma mia che ricordi. Bellissimo. Anche Rossana, anche non SpongeBob, vabbè però. Non mi lasci, aspetta, ce n'era un altro. Forse Rossana, sì, col gatto arancione. A me tuttora si avvicinano sempre gli animali, si dice che capiscono chi sono le persone che vogliono fargli del male. È verissimo, Chiara, è verissimo. Gli animali capiscono tutto. Sembrano stupidi, ma capiscono tutto. Io ora ho la scusa di avere un bambino per poter guardare i cartoni. Brava, Alienor, bravissima. Che bello. Era bello quando si guardava i cartoni. Si stava meglio che adesso, con tutti i problemi che ci sono. Alice, anch'io amo gli animali, ho quattro gatti,
che i gatti, ma tutti e due mi piacciono. Però da tenere in casa o un cane o un gatto non si può tenere sia uno che l'altro, insomma. È un casino. Scusate il rumore. Io adoro Tarzan, ok? Io ho due cani, tre gatti, un pappagallo e una colonia di gatti nel cortile. Chi viene a casa mia paga per il biglietto per lo zoo. Grandissima Ilaria, allora ci capiamo. Io, guarda, guardate, ho sempre avuto nel cortile con mio nonno, come vi dicevo prima, un sacco di animali, un sacco di cani, conigli, di tutto e di più. Gatti, cani, un sacco di animali, insomma. Perché magari mio nonno li vedeva deperiti, li vedeva magrolini, li vedeva magari feriti e quindi li portava a casa e poi ci rimanevano. Perché tra me, mia nonna e mio nonno gli davamo da mangiare, poi tanto affetto, tanto amore e non se ne sono mai andati finché non sono morti, insomma. Io vorrei un husky, bello l'husky, ci va tanto spazio, Chiara, però. Però è bello. Anch'io vivo solo per la musica, sempre le cuffiette nelle orecchie. Infatti, ho dovuto fare l'abbonamento a Spotify perché la pubblicità mi innervosisce, Chiara. Ti capisco. Ecco, brava Tina, grande. Vuoi dire che smilicia? Lì c'era un gatto giuliano, arancione, esatto. Proprio quello. Brava, brava Tina. Non mi veniva in mente. Bravissima. Io adoro la musica comunque, assolutamente adoro. Cioè io, a parte fare i video, quando cucino, quando pulisco con la musica, sempre comunque adoro. Cioè io non vivo senza la musica, non ce la posso fare. Fa parte di me, assolutamente. Io non sto un giorno senza ascoltare la musica. Ci vuole tanto spazio e anche tanti soldi. Eh beh, certo. Il cane vuole soldi. Non soldi, però vuole. Servono i soldi per mantenerlo. E anche lo spazio, ovviamente, in casa, in un condominio. Il cane è un po' ristretto. Se dovresti farti monetizzare i video, non te lo meriti di non essere monetizzata. Ginevra, è un casino. È veramente un casino. Ci ho provato a farmi monetizzare i video. Però è difficile. Non fa per me, insomma, è complicato. Ilaria, questa live in ASMR è arrivata al momento giusto, coma post-lavoro. Spero di essere rilassante, ma io sento che parlo troppo forte. Comunque, buon riposo se ti addormenti, se vi addormentate. Buona giornata, buon pomeriggio. Grazie a tutti voi che siete qui con me oggi, come Chiara ASMR, grazie di essere qui con me oggi. Anch'io adoro la musica, anche se mi piacciono i cantanti della mia generazione, trapper, come Rondo da Sosa, Guetta, Simba, La Roux. Non li conosco, sono vecchia. Non li conosco. Comunque, ok, ognuno ha i suoi gusti, Chiara, va bene. Oddio, sinceramente, Chiara non mi piace, è troppo professionale. No, ma vabbè, si scherzava. Chiara ASMR dice la frase che ho detto prima. Grazie di essere qui con me oggi. E mi sembravo lei, ma non sono lei assolutamente. Non gli assomiglio neanche lontanamente. Purtroppo. O per fortuna, dipende. Non parli assolutamente troppo forte, poi è il tuo stile. Dovrei parlare più con calma, ma mi viene sonno. E quindi parlo veloce. Parli benissimo, serie, che relax i tuoi video, mamma mia. Grazie Alice, grazie Ilaria. Grazie Chiara, grazie a tutti. Io per esempio non riesco a guardare lei e preferisco te. Grazie Alice. A me piace Tino. Tino, sì, buonanotte. Sono affusa. Non dormire fa male. Tina, scusami. A me anche piace molto Irama, concordo. Ciao Raffaella. Ciao.
sì, è vero, ma a parte gli scherzi, io se parlo così come parlo adesso va bene, poi mi riascolterò e sicuramente non mi piacerà la mia voce, ma se parlo troppo piano così mi si chiudono gli occhi, buonanotte. Sono strana. Suo stile, tu sei l'unica che non mi dà fastidio, meno male. Grazie Eleanor, grazie. Io veramente cerco di parlare anche nei video più con calma, dovrei parlare proprio misurare le parole così, no? Invece parlo veloce e dico mamma mia, altro che video ASMR che faccio con questa voce a macchinetta, non riesco a parlare lentamente, se no certe volte mi addormento, veramente. La Pasqua è passata, Pasquetta è passata. Spero che abbiate passato bene queste festività. E adesso c'è il 25 aprile, la prossima settimana dovrebbe essere. Sì, credo. 23 questo weekend, il 25 martedì, lunedì o martedì. Poi c'è il 1º maggio. Il 2 giugno e poi non c'è più niente fino a Ferragosto. E va bene così. Io quando parlo sembro una macchinetta, sono troppo veloce, dovrei calmarmi anch'io. Andiamo d'accordo, Ginevra? Sì, lunedì 25 aprile. Lunedì 25 aprile, ok. In settimana, ma vabbè, tanto non mi cambia niente. Ginevra, andiamo d'accordo comunque, sì. Andrai al mare quest'estate? Speriamo, Alice. Ilaria, cosa hai fatto a Pasquetta? Niente. A Pasqua e Pasquetta sono stata con dei parenti in casa. Poi dopo abbiamo mangiato un sacco, 2 giorni di fila. E poi c'erano dei mercatini, meno male. Perché veramente, se no, dopo tutto il cibo che abbiamo mangiato, dovevamo smaltire in qualche modo. Faccia enorme, scusate. Quindi abbiamo mangiato tanto e siamo andati a vedere dei mercatini che sia il 25, sì, 25, sia a Pasqua che a Pasquetta c'erano dei mercatini in un paese qua di fianco al mio, con i miei parenti, insomma la mia famiglia, una parte della mia famiglia e basta. Poi alla sera sono tornata a casa, buonanotte. Giorni normali, niente di che. Voi cosa avete fatto di bello? E cosa farete il 25 aprile e il 1º maggio? Fatemi sapere. Ciao, bentornato. Allora, da noi per la festa del patrono, come ho detto prima, hanno messo le giostre come l'extreme, il martello, il tagadà. Bello anche no, anche da noi ieri, no ieri, a Pasqua e Pasquette, insomma, c'erano le giostre per i bambini, gli autoscontri, le catene. Bello, bello, sì. Cuba Libre, una giostra si chiamava Cuba Libre. Il tagadà c'era anche da noi, sì. È bella la musica delle giostre, ma io sono 10 anni almeno che non ci salgo più sulle giostre. Chiara, infatti io sono in vacanza dal 13 al 26 perché c'è la festa del patrono, tranne oggi e domani che ci hanno fatto rientrare. Ho capito. No, Alienor, mi dispiace. Non voglio risponderti. Cioè, nel senso, non voglio entrare in dettagli su YouTube. In privato magari ti rispondo anche, ma la risposta è no. Anche se il prezzo è un furto, 4 euro un biglietto, lo so, anche le giostre stanno aumentando i prezzi. Chiara, sei già andata al mare, anche se non sei riuscita a fare il bagno, però in compenso hai trovato 6 stelle marine. Bello, bello, bello. Scusami, Alienor, però non ho voglia che tutti sappiano i miei affari personali, privati, sentimentali, insomma. Io anche sono stata a casa, Pasquetta, ho lavorato e lavorerò anche il 25, perfetto. Ma Ilaria, che lavoro fai tu, se posso sapere? Sono belle le giostre, Chiara, sì, però costano care, hai ragione. Capisco. Meno male che capisci. Alienor. Non mi ricordo se ti chiami anche tu Alice, come ti chiami? Alienor. Capisco perfettamente, ecco, meno male. Viva la privacy, insomma, io
io vi racconto tante cose, ma entrare in dettagli non mi sembra il caso, né qui e neanche sull'altro canale, insomma. Sto lavorando come cassiera alla Coop. Ok, Ilaria, ok. Ciao Veronica, ciao. Ciao. Eleonora, ok, Alienor. Me lo devo ricordare che tanto. Lo dico che me lo devo ricordare, ma non me lo ricorderò. Abbi pazienza. Scusate, poca memoria.
sono sì uno sfizio, un divertimento, uno svago. Auguri Veronica, anche Chiara ti fa gli auguri, Veronica. Grazie mille di cuore, sei carinissima, figurati. Non ci conosciamo, però sono contenta che ti sposi. Tanti auguri. Tanti auguri, congratulazioni. Beh sì, però se uno ha quattro figli calcola che sono già 16 euro per una sola giostra. Poi non penso che vai lì e te ne fai solo una, quindi capisci? Sì, ho capito, Chiara, ho capito. Grazie, Chiara, ti mando un abbraccio. Per i tuoi nonni, sicuramente, Veronica. A Chiara. Madonna, un jeans al centro commerciale 40 euro, una maglia 20 euro. Fortuna che i miei hanno solo mai come figlia, sennò poverini andavano falliti. Eh sì, infatti, anch'io sono figlia unica, Chiara, ci capiamo. Però sì, sta aumentando tutto troppo. Tutto troppo, non va bene. Anche il pollo, la pasta, sta aumentando il prezzo, la farina, lo zucchero, i detersivi. Cioè, la casa, tutti viviamo nel pulito, no? Dovrebbe costare tutto un po' meno, ma con questa guerra sta aumentando tutto, ragazzi. Purtroppo è così. Allora, è giustissimo che tu non voglia raccontare gli affari tuoi su internet. Purtroppo le domande le avrai, siccome in passato ne hai parlato. E certo, hai ragione, Ilaria, sì. Purtroppo. Tina, mi sono persa il tuo commento. Allora, a me piace molto, molto pure Lulu. ASMR, sì. Anastasia SMR, se non mi sbaglio, tu li conosci? Sì, li conosco. Kiss Kiss non lo conosco, però Chiara SMR, Lulu e Anastasia sono brave. Cioè, Chiara non è che mi faccia impazzire, ma le altre due sì, sono brave. Grazie Chiara, ti mando un abbraccio per i tuoi nonni. Veronica, a Chiara. Io a luglio diventerò mamma e poi dovrò cercarmi anch'io un lavoro, perché quello che avevo prima della maternità non mi bastava. Lavora anche mio marito, ma si fa fatica. Ecco. Ciao Francesco. Alice, concordo. Io non ho figli, però comunque è dura andare avanti, in sta vita. È proprio dura. I ragazzi più giovani di noi non sanno cosa vuol dire, perché vivono ancora coi genitori, ma noi lo sappiamo. Noi adulte, tra virgolette, no? Direi che lo sappiamo. Assolutamente lo sappiamo. È dura vivere con uno stipendio solo, ma anche con due stipendi è dura lo stesso. Comunque auguri, Alice, auguri. Assolutamente tanti auguri per la gravidanza, insomma, anche tu. Io vivo in Germania, ti posso dire che qui costa molto di più dell'Italia, non si può più comprare niente. Ah, Tina, sei in Germania adesso, capito? Beh, io ho una mia amica Claudia della Germania. Nel Lussemburgo dovrebbe stare, non mi ricordo. Però comunque anche lei che lavora e il marito lavora, ma fanno fatica ad andare avanti lo stesso, cioè nel senso. Per dire, non gli faccio i conti in tasca alla gente, però. Tutti si lamentano. Chi ha lavoro e chi non ha lavoro si lamenta ancora di più. Quindi ci lamentiamo tutti, dovremmo fare qualcosa per migliorare, insomma, questo mondo. Il problema è che i prezzi aumentano, gli stipendi diminuiscono. Brava Chiara, esatto, è quello che dico anch'io. Il problema principale sono gli stipendi. Lavori 8 ore al giorno per 500 euro, poi ti arrivano a casa bollette per la corrente di 442 euro. Lo so, Ilaria, lo so, non mi dici niente di nuovo. Lo so, e come? Assolutamente lo so. Purtroppo tutto costoso, i politici si arricchiscono e noi diventiamo dei poveracci. È tutta speculazione, c'è da anni la guerra in tante altre parti, adesso con l'Ucraina hanno aperto tutti gli occhi. Ognuno la pensa come vuole, Francesco. Poi tu vivi via dai genitori da 10 anni, lo sai anche meglio di me, grazie mille. Figurati Alice, congratulazioni. Pure io faccio ASMR, benissimo. Congratulazioni Alice. Alice, che bello a luglio, anch'io sono nata a luglio, auguroni. Sì. Tanti auguri. Anch'io sono di luglio, sì. Grazie Chiara, anche sarei nata a luglio. Tutte a luglio. Come fai? Tu lavori ora? No, adesso non lavoro. Però faccio fatica, ma vado avanti. Adoro la ASMR. Io fine luglio, un bel leone. Anch'io Chiara sono a fine luglio.
Che giorno sei tu? Alice è anche a luglio. Sei nata anche tu a luglio. Auguroni, anche io sono una mamma. Eleonora, tutte mamme. Fantastico. Mi saluti, mi chiamo Paolo. Ciao Paolo. Io 21 luglio, Anna Minerva. Tutte di luglio. 26 luglio, Chiara. Ok. E l'altra Chiara? No, Alice, non Chiara, scusa. Mi sto confondendo. Io sono del 28 luglio, invece. No, io 11 agosto, ma la mia bambina dovrebbe nascere il 23. Ah, fantastico. Fantastico. Un leoncino. Tutti leoncini. Ilaria, tu che mese sei? Quando sei nata? Ciao Sara, che piacere trovarti. Grazie, come stai? Benvenuta. Non ho avvisato nessuno che facevo questa live. Ho detto, ma sì, proviamo a farla. Il 23 inizio Leone. Ah sì. Perché le cuffie? Perché il microfono non funziona. Che fa il fruscio. Vai a vedere gli altri video. Così lo sai. Non so da quando hai iniziato, ero a scuola guida, spero di stare ancora in tua compagnia. Sara, fino alle 5 faccio la live. Anch'io 21 luglio. Ecco, perfetto. Sara, sei nata il 21 luglio. Sei un cancro. Bello, sei un bel segno il cancro. Come stai comunque, Sara? Tutto bene? Sì, Sara, finisce alle 5. Io sono nata il 28 giugno, sono un cancro. Anche tu, Ilaria, come Sara. Fantastico. No, comunque Sara, ho iniziato alle 3, alle 2 e mezza mi sembra, mi ricordo. Grazie Ginevra, fino alle 5 stai con noi. Tutte a luglio siete nate? Fine luglio, i primi di luglio comunque, fantastico. Mi devo ricordare perché se non me li ricordo i vostri compleanni, scusatemi, magari commentate a luglio. Io sono nata il, così vi faccio gli auguri. Nei commenti perché sicuramente non mi ricorderò tutti i vostri compleanni, non lo faccio apposta. Faccio fatica a ricordarmi quelli che conosco, figuriamoci. Gli altri, insomma. 28 ottobre. Tina, il 27 giugno, cancro anche tu, fantastico. Il mio bimbo invece è un bilancia, bello, bello anche il bilancia, mi piace. Cancro e bilancia sono due segni che io amo alla follia, sia maschi che femmine, direi in generale. Tutte in estate, sì, quasi tutte. Chiara, è vero. Ciao Heidi, ciao, come stai? Benvenuta. Hai passato delle buone feste, buona Pasqua. Buona Pasquetta, spero. Io amo gli acquario. Ecco, ok, mio padre è acquario, Chiara. Se interessa. Sto bene, grazie, tu come stai? Bene, Sara, grazie. Ciao Michela, ciao. Michela mi chiede se è appassionata di astrologia. No. Mi piace ogni tanto leggere l'oroscopo, ma no, direi che non sono appassionata di astrologia. Comunque sto bene, Sara, tu come stai? Passato il virus, meno male. Il Covid è passato. Sono contenta di trovarmi, di trovarti in questa live. Spero che avete passato tutti quelli che sono arrivati da poco in questa live. Spero che abbiate passato tutti delle buone festività pasquali. E cosa farete il 25 aprile e il 1 maggio? Per i nuovi arrivati. Queste domande. C'è un po' di gente, Veronica, che si sposa domenica. Un po' di gente che deve partorire. Un po' di bimbi che nascono. Auguri in ritardo, chiamatemi. Amore o tesoro ASMR. 4 aprile. Io ho il Covid, mi dispiace. Guarisci presto. Sera io 29 settembre, ok? Sei della Vergine a settembre, può essere come segno zodiacale, credo. Ginevra, sai che io, invece di chiamarmi Serena, una delle mie due nonne voleva chiamarmi Ginevra quando ero piccola. E mia madre voleva chiamarmi o Serena o Giada. Ma Giada non mi piace. Niente di personale. Io sono cancro ascendente bilancia. Ah, fantastico. Sara, per quello che andiamo d'accordo allora. Il mio migliore
So a malapena che sono del leone perché 28 luglio è leone. E basta. Non me ne intendo. Io adesso vi faccio ridere. Non sono per niente una che va d'accordo con l'ariete, maschio soprattutto. Si parla di uomini adesso. Prima di Pasqua, prima del microfono, dei video, eccetera, eccetera. Adesso i compleanni. E si parla un attimo di uomini anche, visto che siamo tutte donne praticamente, a parte Antonio che se n'è andato e Nick anche se n'è andato. Non vado d'accordo con gli scorpioni, uomini assolutamente no, e con i gemelli, anche con le donne gemelli non è che vado molto d'accordo, poi dipende, ma con gli uomini gemelli non vado d'accordo. Invece col cancro, sia donna che uomo, vado d'accordo con i leoni, sia donne che uomini, poi dipende sempre dalle persone. Vado d'accordo anche con i bilancia, sia donne che uomini, col sagittario, con l'acquario, con i pesci, a volte sì, a volte no, sia donne che uomini. Mia madre è pesci, mia cugina è pesci. Ariete, donne, vado d'accordo, sì, più o meno, dipende. Poi vabbè, io non seguo l'oroscopo, non sono patita per l'oroscopo, quindi dipende dal carattere delle persone, non tanto dall'oroscopo, dal segno zodiacale, c'entra poco. Per me almeno. Si calcola su Google, basta che scrivi calcolo ascendente. Ok. I miei figli sono pure cancro, fantastico. Mio marito Ariete, Heidi, ok. Io scorpione ascendente vergine. Veronica, ai ai ai. Scherzo ovviamente. Io non vado d'accordo con i capricorni, con i cancro. Io per esperienza lo dico, con quale segno vado d'accordo. Poi dipende. Gli acquario dolcissimi, neanche con i toro vado d'accordo, sono antipatici in una maniera assurda. Poi dipende sempre dalle persone, Chiara. Sicuramente sì. Io ho la luna in acquario, ecco, fantastico. Mio padre è anche acquario, quindi andiamo d'accordo, Sara. Il mio compagno Ariete, fantastico. Benissimo. Il segno peggiore per me è Toro. Raga, scusate, ma secondo me il segno peggiore della zodiaco è il Sagittario. Beh, dipende, Ilaria. Dipende se sono uomini o se sono donne. Perché le donne Sagittario sono belle, strong, insomma. Puoi dirlo pure se siamo terribili. No, ma io ho conosciuto tante persone della Vergine, donne che mi stanno antipatiche. Dello scorpione, uomini, io non li posso vedere. Gli uomini dello scorpione non li posso vedere. Anche se mio nonno, che non c'è più, era scorpione ed era bravissimo. Quindi non si può fare di tutta un'erba un fascio, come si dice. Mio marito è dell'acquario, come mio padre, Tina. Come mio padre. Che poi gli acquario sono. Poi dipende dal carattere, però mio padre almeno è gentile, disponibile, tutto quello che vuoi, educato, bravo come il pane. Ma se lo fa incazzare, diventa una bestia. Io anche sono così, eh. Quindi non è solo l'acquario così, però. Sono tutti buoni, calmi, tranquilli, ma quando li tocchi nel vivo. Siamo delle bestie, insomma. Secondo me sono tutti così. Tutte le persone, insomma. A parte i segni zodiacali. Io non sopporto quelli del toro. Beh, io di uomini toro non ne ho conosciuto neanche uno, mi sembra. Quindi non lo so. Heidi, non lo so. Uguale a mio marito. Ecco, perfetto. Tina, andiamo d'accordo. Vergine donne, non ci vado d'accordo nemmeno io. Ecco, Veronica, perfetto. Guardate, la mia ex migliore amica era della Vergine. E un'altra amica era dei gemelli. Mio donne gemelli. Statemi lontano. Si scherza, ovviamente. Ma anche mia nonna, ad esempio, dei gemelli. Ed è un caratterino. Da ridere, insomma. Ciao Rose, ciao la Rose. Non vado troppo d'accordo con le donne, non le capisco nonostante sia una donna anch'io. Ilaria, con gli uomini vai più d'accordo? Scherzo ovviamente, non vi offendete, non critico nessuno. Salvi la live, Sere. Sì, se riesco a salvarla volentieri. Ho fatto già una prova prima, ma non riuscivo a vedermi. E mi vedevo piccola, piccola, piccola.
non sono più capace. È già un'ora comunque. Ciao Antonella, come stai?
come hai passato la Pasqua e la Pasquetta, Antonella, Silvia? Fatemi sapere. Benvenuta in questa live. Silvia Ricci, io sono Toro, il mio compagno è Capricorno. Oltre a molti interessi comuni abbiamo due caratteri poco litigiosi, quindi difficilmente litighiamo. Che fortuna, come ti invidio. Un bacione, ti voglio tanto bene. Grazie Antonella, anch'io. Tutto ok, sono contenta. Ciao Rita. Rita, sono appena entrata. Benvenuta, come stai? Eleonora, hai un buon rapporto con tua mamma. Quando ti vedo con lei mi fai tanta tenerezza, la guardi con gli occhi della gioia. Beh, direi di sì. Adesso, crescendo, insomma, prima non era così. Però adesso sì, le voglio bene, ovviamente, certo. Ma non solo perché mi ha fatto nascere, però. Abbiamo un bel rapporto. Ma devo dire che ogni tanto siamo litigiose. Ci attacchiamo ogni tanto perché magari lei vuole avere ragione, io anche. E quindi è normale. Tra madre e figlia. Poi con mio padre non ti dico. Però comunque sì, dai, adesso andiamo abbastanza d'accordo. Comunque Silvia, è bellissimo che tu e il tuo compagno non litigate. Cioè, non sempre almeno. Corro al lavoro. Ciao Antonella, a presto. Buon lavoro, a presto. Giorgi, ciao, sarei finalmente la live. Ciao Giorgia, credo ti chiami Giorgia. Comunque grazie Leonora. Sara, cosa mi dici? Noi Cancro sappiamo immedesimarci sempre negli altri e offriamo tanto amore al prossimo, sempre, rimanendo spesso delusi e fregati, non amiamo la falsità. Sara, tu sei un'altra bravissima persona, nel senso con me, a parte la pazienza che hai, però sei veramente gentile, disponibile e buona come il pane, nel senso che, vabbè, a parte gli orari in cui ci scriviamo, perché invece di dormire ci scriviamo noi, però comunque sono contenta, anche se non ti conosco dal vivo, però sei proprio dolce, tu secondo me sei di una dolcezza infinita, una delle poche persone femminili, ovviamente, donne che sono così dolci, proprio una caramella. Che non dico cazzate, cioè io dico cose che penso, assolutamente. Sara sì, è proprio dolce, ma proprio dal viso, ha un viso proprio dolce, una dolcezza pazzesca. Poi non so se sei veramente così con gli altri, ma con me lo sei. E non è solo lei così, però lei soprattutto, non solo perché è del Cancro, ma in generale con me è proprio buonissima. Disponibilissima, gentilissima, è fantastico. Adoro le persone così, educate, gentili. Avere degli interessi comuni alla coppia è sicuramente un punto di forza. Lo so, concordo. Tua mamma che segno è? Pesci, Ilaria, pesci, 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 pesci. È strano, perché io, lo dicevo prima, a parte i segni zodiacali, di solito vado d'accordo con quasi con tutti, quasi. Poi anch'io ho il mio caratterino, però, caratteraccio direi, però assolutamente sì, come tutti, abbiamo tutti dei difetti, io ne ho tanti, più degli altri. Tutto bene, Sara, io sono del segno dei gemelli, come mia nonna, vabbè anche un mio amico è dei gemelli. Andiamo abbastanza d'accordo, dai, finché non ci conosciamo Rita, perché io con il segno dei gemelli non vado molto d'accordo. Scherzo ovviamente, ma poi dipende. Comunque sono contenta che ti vada tutto bene. Tina, Sara, P, hai effettivamente ragione, io odio la falsità. Concordo, anch'io odio la falsità. Ma chi è che non odia la falsità, cioè, praticamente? Grazie, Sara, ma di nulla, Sara, figurati. Grazie a te. Grazie a te, Antonella, Debora, tutte persone disponibili che perdono tempo a scrivermi. Pina, Ilenia, chi più usa, Milena, XL, chi più usa, che non si chiama chi più usa, però lei sa come si chiama e non devo chiamarla per nome. Allora se riesco faccio il tapping, ma sarà difficile, ci provo, non so cosa si sente. Ginevra, ci provo, perché ho le mani occupate.
So cosa si sia sentito, spero si sia sentito qualcosa, Ginevra.
non si può assolutamente fare mezza giornata e stare 2 ore in un posto e poi il giorno dopo cambi, cioè non va bene, non va bene. Devo trovare qualcosa che duri a tempo indeterminato, ma anche quello è difficile in questi periodi, purtroppo, e non è una scusa, la verità. Va bene, grazie, sera, di niente. 40 like, grazie ragazzi e ragazze, grazie mille. Scusate, la live è super mossa, cercherò di migliorare assolutamente, ok? Prossimi video, prossime live, prenderò un cavalletto che mi serve. Mi piace la maglietta questa qui rossa, è del Lidl, è vecchissima comunque. Che lavoro hai fatto? A babysitter nel paese qui, perché tanto anche senza patente, io ho paura di fare gli incidenti con la macchina. Sono un disastro, non posso fare molto, insomma. No, no, non abito con i miei genitori, Serena, no. Anni fa sì, ero piccola, ma adesso non sto più con i miei genitori. Hai provato a fare il dopo scuola? No, sinceramente no. Prova in un call center. Trovarlo il call center qui dove sono io. Non lo so se c'è un call center qua nelle mie zone, devo vedere, dovrei andare a Torino, ma io non vivo a Torino, quindi dovrei andare a vivere a Torino. Ecco, magari vivessi a Torino o a Roma o Milano, insomma, quelle grandi città, il lavoro lo troverei, ma qui in un paese dimenticato dal Dio dei Santi, come si dice, non trovo niente. Un lavoro come cassiera, ci ho anche pensato, non si dice ciò, ci ho anche pensato, insomma, però non l'ho ancora mai fatto, ecco, il lavoro come cassiera non l'ho ancora fatto. Hai mai valutato una casa in condivisione con qualcuno? In che senso, Rita? Condivisione, quindi tu dici magari avere una coinquilina, come i college americani. Comunque ho lavorato come babysitter, magari anche pulire le scale o stare con dei vecchi qua nel paese, fargli compagnia, fargli la spesa. Mezza giornata, part-time, tra virgolette, no? Ma a parte che mi danno una miseria, ma io non è che sono attaccata ai soldi, non mi interessa, però mi fa piacere fare compagnia agli anziani, insomma, pulirgli la casa come faccio a casa mia, anche se non è che mi piace tanto come lavoro, ma però non dura tanto, insomma, capito? Purtroppo. Sì che si sente, ok. Ciao Benedetta, ciao, perché per forza nel tuo paese, true, perché purtroppo avendo paura di guidare, no, non di guidare, di fare incidenti con la gente che adesso è impazzita, cioè adesso, già anni fa era impazzita la gente, ma adesso è ancora peggio. Sinceramente, ho paura di fare incidenti, quindi non mi posso muovere dal mio paese, imboscato, nascosto, che nessuno conosce e che nessuno deve conoscere. Non mi muovo dal paese perché tanto senza patente non posso andare da nessuna parte, senza macchina soprattutto. Qui i pullman non passano, la stazione ce l'ho a 1 ora di macchina e a piedi non posso andare, quindi cioè dovrei spostarmi, cambiare città, cambiare paese, cambiare zona, cambiare tutto, ma non posso adesso, quindi vedremo se riesco a fare qualcosa, insomma. Io anche non ho la patente, purtroppo è un problema. Lo so, a me lo dici. Ilaria, ma tu quanti anni hai che non mi ricordo? Sei più giovane di me, sicuro. Oppure puoi farlo a cameriera. Sì, ci ho anche pensato a quello. Ginevra, oh, sì, ci ho pensato. Non mi piace. E io purtroppo, non mi criticate, ma non sono una che si accontenta. Cioè, mi sto accontentando di fare qualsiasi lavoro adesso, ma non sono una che si accontenta, infatti sto vivendo male. Perché non mi piace fare, non dico la squattera, ma quasi, insomma, capite? Però devo farlo per forza al momento, capito? Non è che sono miliardaria, figlia di Bill Gates, quindi devo farmi andare bene tutto, insomma. Purtroppo. Sera, se ti piace stare con gli anziani, la regione Piemonte ogni tot mesi fai corsi per diventare OSS, operatrice solo sanitario, c'è molta richiesta. Mi devo informare perché io cambiargli il pannolone, insomma, non sono capace. E ci sei, cioè, adesso.
si possono guardare le persone che sono automunite, no, come si dice, che stanno in piedi, insomma, che sono lucide di testa, perché io non è che sono anche magrolina, non riesco a tenere su una persona che pesa 200 kg, insomma, capite? Però comunque sì, potrei provare a chiedere alla regione Piemonte, diventare OSS, operatrice sociosanitaria. Devo provare, Heidi, grazie. È facile fare la cassiera, praticamente fa tutta la cassa, puoi provare. Ma io sai che, Ilaria, adesso riderete tutti, però mi sono negata a dare arresto, capito? Io se faccio dei casini ho paura, vado nel panico, solo a pensarci. Comunque potrei provare, sì. Rita, esattamente per abbassare i costi d'affitto. Mi piacerebbe, ci ho anche pensato, Rita, quello. Però non avrei nessuno, a parte mia madre, che potrebbe venire a vivere con me, insomma, capito? Quindi, no, non lo so, al momento non posso fare neanche quello. Sei mai stata fidanzata o sposata? Ho fatto entrambe le cose. Corsi OSS sono figure molto richieste. Ne avevo già sentito parlare, però non so se vado bene io, insomma. Mi devo informare meglio, devo capire bene se posso farlo io, ecco. Se va bene il diploma, se serve qualcos'altro, insomma. Diciamo così, la laurea magari. Disposizione nelle scuole in forma
informatissime, io non ne so niente di queste cose. Mi devo assolutamente informare, non so cosa si deve fare, messa a disposizione nelle scuole. La bidella, non lo so. Però grazie Rita, grazie. Eleonora, ecco, Alienor. Sono contentissima per te, sì. Ilaria, siamo tutti contenti per te che vai a convivere, cioè che stai convivendo, insomma. Bello, sono contenta. Brava Ilaria. Ilaria, hai 27 anni, dalla foto sembri più giovane. Che non è che sei vecchia, hai 27 anni, però comunque. Sono contenta che stai convivendo, come la canzone, convivendo. Oppure puoi fare la domestica in una casa. Già fatto anche quello. Grazie, prego. Adesso sì, ancora un'oretta. Miriana, ciao. Qual è il tuo cantante preferito? A me piacciono i Queen. Fantastico. Io adoro i Queen. Poi, vabbè, ti potrei fare la lista. Anastasia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Ligabue, Fabrizio Moro. Adoro la follia. Sì, Ligabue, Renato Zero, i Pooh, Vasco Rossi, qualche canzone vecchia. Poi, Cesare Cremonini. Cremonini. Sì. E poi... Vabbè, Shakira, Beyoncé, Rihanna non canta più, ma mi piace tantissimo. Ascolto anche i Dire Straits, i Pink Floyd. Vabbè, qui non ho già detto. Gli Abba, Barry White. Di tutto, ascolto di tutto di più. Benedetta, non hai il cantante preferito? Beh, io ne ho talmente tanti di cantanti che mi piacciono, che li ho elencati solo alcuni. Me ne danno 16 di anni. E certo, sei giovane, caspita. Anche a me, quelli che non mi conoscono, fino all'anno scorso me ne davano 17. Siamo giovani. Hai quasi finito i compiti, brava. Ginevra, brava. Benedetta, ne ho anche altri di cantanti preferiti, eh. Questi sono ancora pochi. Ma non posso elencarveli tutti. Comunque, Miriana, se ti piacciono i Queen, andiamo d'accordo. Sere come il tempo da te, visto che è una live mossa, vi faccio vedere. Mi alzo dalla sedia, scusate, mi porto via la tovaglia. Vi faccio vedere che tempo c'è fuori. Sembra più un vlog che una live, però vabbè. C'è un tempo grigio, nuvoloso, a parte il vetro che è tutto. Mamma mia che schifo sti vetri, non viene più pulito comunque. Vedete che cielo, grigio, nuvoloso, tempo grigio, esatto. Brava Heidi. Tu non sei di Torino, Heidi, mi sembra che sei piemontese anche tu. Vabbè, un tempo bruttissimo. Da me fa un caldo che muore. Ah, ecco Ginevra, ho capito. Ciao Ilaria, a presto. Scusate, vi gira la testa. Pure da me è grigio. È nuvoloso questo cielo, nuvoloso. Sia come bidella che come segretaria nelle scuole, ho capito. Tempo grigio, sì. Ciao Rosalba, Rutigliano, ciao, ciao, ciao. Ciao Ilaria, a presto. Tempo grigio. Ah sì, da me c'è il sole. Ciao Ilaria. Devo andare, un bacio a tutte, buon proseguimento. Tempo grigio, tempo grigio. Ilaria, se volessi scrivere, assolutamente sui social, in privato, ci possiamo parlare ogni tanto, eh. A presto. Sono di Candia, Canavese. Non lo conosco. Buono sapersi comunque. Candia Canavese, non so dove sia. Comunque va bene, grazie Heidi. Adesso lo sanno tutti. Ciao Ilaria. Ciao Rosalba. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Cantante preferito. Sì, ok. Dalle parti di Ivrea. Ah, ecco, sei lontanissima. Da me sei lontanissima. Capito, vabbè, va bene lo stesso. Grazie per la risposta comunque, Heidi. Anche tu hai più o meno la mia età, o sbaglio? Heidi. Sono entrata in fissa con i Kit Kat, li hai mai provati? Sì, mi piacciono abbastanza. Anni fa li mangiavo. Ciao Benedetta, a presto. Buon proseguimento. Buona giornata. Come hai passato la Pasqua? Niente di particolare, Leonora. In
famiglia a casa, con una parte della mia famiglia, e a Pasquetta anche a casa. Ciao Benedetta. Ciao, se ne vado a dare la pappa al piccolo Noah, un bacione. Ciao Eleonora, Alienor, un saluto a te e a tuo figlio. A presto. Tanto tra un po' me ne vado anch'io, mezz'ora, e via. Sera io sto facendo le regioni e da poco ho fatto il Piemonte. Fantastico. Grande Ginevra. Ciao Ele. Ciao Ele. Eleonora, ciao. Ti salutano tutti. Adesso ancora per una mezz'oretta insieme di cosa volete parlare? Datemi voi un argomento. Alle 5 ho delle commissioni da fare. Chiara. Chiara, Chiara, Chiara. Seguite i canali che vi ho detto prima. Matteo SMR e ricette risate in pochi minuti. Sara P sarebbe bellissimo facessi video. E anche il canale di Nick Duca Von P, che non fa video SMR però. È bravissimo. Hai ricevuto alcune uova di Pasqua? Sì. Una. Di Chiara Ferragni. Dai miei nonni, dai miei zii, da mio padre, e non richiesto, ma apprezzato, e uno da mia madre che gliel'avevo richiesto io delle principesse. E su questo canale e anche sull'altro trovate i video spacchettamento, apertura alle uova di Pasqua. Tina, sì. Ora, ci sei ancora, Tina? Non pensavo ci fossi perché non commentavi più. Anche Heidi commenta solo ogni tanto. Se non vi faccio domande non commentate, direi. Anche Sara se n'è andata, Ilaria se n'è andata, Eleonora anche, Alienor. Alice, tu ora dove sei finita? Non ci sei più. Gian Matteo se n'è andata, Benedetta se n'è andata. Giorgi anche se n'è andata. Ilaria, Rita, Rita, ci sei ancora, non lo so. Forse te ne sei andata. Fa male la testa, mi dispiace. Eleonora, mi piacciono molto i video di Nick dove parla di libri, ecco, lo conosci, perfetto. Tu ultimamente stai leggendo qualcosa? No, al momento no. Eccoti Alice, ti ascolto, ci sono, grazie. Alice, turra, ok. Ti chiami come mia cugina Alice, anche mia cugina si chiama Alice. Fantasia. Tutte Alice, Alice. Voi state leggendo qualcosa di bello, di particolare, qualche libro? Ti ascolto, sono qui. Grazie, Tina. State leggendo qualcosa? Che genere di libri leggete? Così mi rispondete se vi faccio domande, magari. Scusate la faccia stanca. Sono bianca come un cadavere. Ciao, se ne vado a prendere la bimba della mia vicina da scuola, gli faccio da babysitter per un paio d'ore. Buon proseguimento. Grazie Heidi, buona giornata. Buon lavoro, tra virgolette. A presto. Continua a commentare i miei video, Heidi. Grazie mille. Buon pomeriggio. Io nemmeno sono nel blocco del lettore, però Nick mi fa sempre venire voglia di leggere. È vero, concordo. Eleonora, concordo. Ciao Heidi. Ciao. A presto. Alice, a me non piace molto leggere. Ho letto troppo in passato. Io vorrei leggere di nuovo, ma sono anni che non leggo più. E avrei due libri da leggere. E vorrei comprarne pure un altro. Ma è vero comunque quello che ha detto Eleonora, che Nick ci fa venire voglia di leggere. Grande Nicolò, fantastico. Ciao Beatrice, ciao Rita, ok? Potresti truccarti in diretta visto che dopo devi uscire. Non volevo neanche truccarmi oggi, Alice, ma magari faccio un altro video. Dove mi trucco questo weekend, prima di sabato che voglio uscire. Ok? Facciamo così. Troviamo un compromesso. Magari adesso oggi non voglio truccarmi perché tanto devo andare a fare due cose veloci. E torno a casa. Però magari venerdì o sabato faccio un video prima di uscire in ASMR dove mi trucco. Anche se mi manca il mascara, quindi faccio un trucco veloce. Eyeliner, ombretto e via. Va bene, Alice, ti va bene il compromesso? Ok, non ti trucchi mai in settimana? No, direi di no. Anche perché non è che esco tutti i giorni. Se per fare la spesa non mi trucco di solito.
sarebbe mi piace molto il video che trae di With Me ASMR. A me non fanno impazzire i video dove si truccano, sinceramente, però ogni tanto li faccio perché me li chiedono. Ciao Rita. Per ora libri di testo di preparazione ai concorsi. Ok, ho capito Rita, va bene. Nemmeno io spesso, comunque, grazie mille, di niente, figura di Alice. Quindi venerdì mi trucco e faccio il video. Ok, spero che non si cambi idea perché voglio uscire questo weekend almeno un giorno. Almeno un giorno. Voglio leggere, voglio uscire, cioè. Ciao Laura, ciao Alessio, ciao Valeria. La prossima volta farò una live programmata perché adesso ho tutto non programmato, diciamo così, quindi dura poco se arrivate adesso, se siete arrivati tardi, insomma, purtroppo, ma vabbè. Io alle 5 stacco e vi saluto. Il video fast dove ti truccavi era fantastico. Grazie Eleonora. Io amo i lucida labbra, io no. Ginevra, ciao la Rosa, ASMR, ciao, anche lei fa dei video molto molto belli, quindi seguite anche lei su YouTube, ciao Rosa. Chiara, cosa mangi stasera di buono? Stasera non lo so, perché non ho niente di pronto, direi di no, quindi stasera non ne ho la più pallida idea, quello che tiro fuori dal frigo, cioè niente, perché c'è più niente. Non lo so, devo inventarmi qualcosa. La pasta col pesto di pistacchio, ho fatto il mukbang ASMR che mi è stato richiesto. E quindi lo caricherò anche quello. Ho fatto l'apertura uovo di Pasqua che mi hanno regalato i miei parenti, a parte mia madre. E quindi oggi da pranzo ho mangiato la pasta con i pistacchi, sugo di pistacchi, pesto di pistacchi fatto da me. E stasera volevo mangiare un po' di pesce magari, solo che non ho contorno, né broccoli, né carote, né patate, né niente, quindi non lo so. Non lo so. Succo di limone, sì, esatto. Non posso mangiare niente perché in frigo c'è niente, l'uovo di cioccolato e il burro e il limone e basta, quindi non so stasera cosa mangio. Vediamo. Sono appena uscita da scuola, sono sul bus e sto guardando la live. Mettiti le cuffie perché sennò la sentono tutti. Valeria, tu come te la passi? Sto bene, grazie. Serena, anche tu sei bravissima anche come persona, non solo per i video. Grazie Rosa, ma non ci conosciamo, come fai a dirlo? Ti ringrazio. Come fa la Rosa ASMR? Tina, non ho capito cosa vuoi dire. Fammi sapere. Laura, Lupi, adoro i tuoi video, grazie. Sì, se la prossima volta programma la live, così siamo sicuri di non perdercela. È giusto. Me lo dico sempre, ma poi mi dimentico. Io sto bene, Valeria, grazie. Ciao, Gabri. Ciao. Gabriele, credo. Benvenuto. Benvenuti a tutti quelli che sono arrivati adesso, in questa live. Da quello che vedo, da ciò che dici, ovviamente. Grazie, Rosa. Anche tu sei una bella persona. Anche se non ti conosco dal vivo, però sei gentile, disponibile ed educata, quindi a me le persone così mi piacciono. Spero che mi sentiate bene. Se riesco salverò questa live. Benvenuti ai nuovi, esatto. Puoi fare un mukbang in cui mangi il McDonald's. Allora Ginevra, ma lo dico a tutti perché tantissimi di voi, forse quelli più giovani rispetto a me, mi chiedono video dove mangio il McDonald's, ma a me fa malissimo il cibo del McDonald's, quindi non va bene. Nel senso, il panino del McDonald's io lo faccio molto simile in casa senza andarlo a comprare. E l'ultima volta che sono andata al McDonald's sono stata male dopo aver mangiato un loro panino e quindi non li compro più. Ecco, piuttosto se proprio devo mangiare dei fast food, mia madre adora il Burger King e quindi quando usciamo, non sempre, andiamo a mangiare il Burger King. Però anche il Burger King, soprattutto i panini, sono uguali, tra virgolette, al McDonald's, quindi non è che fanno tanto bene. E
che sono un pochino più sani forse. Quindi il McDonald's non so se riuscirò a comprarlo per fare il video, magari Burger King, ma lo faccio in casa senza comprarlo, ok? Pure io adoro il Burger King, ok? I panini sono uguali, ma la qualità della carne è diversa tra Mac e Burger. Speriamo, Chiara, speriamo. Io del Mac mangio solo i dolcetti tipo muffin o brioche, anche i macaron, l'unica pecca che costano un sacco, ci credo. Poi adesso che è aumentato tutto, sicuramente. Il Mac è sceso di qualità, il burger è molto più superiore. Meno male. Anch'io ogni sera ascolto i tuoi video rilassandomi per poi andare a dormire. Ormai è una routine, ti seguo ormai da quasi 2 anni. Grazie. Sono contenta. Io mangio solo cibi che fanno male. Brava Rosa, complimenti. Ma siamo tutti così, mica solo tu. Quindi va bene, dai. Ogni tanto va bene. L'altra volta ad esempio mi sono sentita male al Mac, non me l'aspettavo. Bisogna fare attenzione, ragazzi. Per quello che io preferisco fare i panini, tipo fast food, ma in casa. Uno, si risparmiano i soldi. E due, si sa cosa si mette dentro al panino, che ingredienti ci mettiamo. Perché io sono diffidente per natura di qualsiasi cosa. Quindi se riesco a mangiare a casa il panino invece di andarlo a comprare nei fast food, è meglio. Anche un video con i panini fatti da te va benissimo. Grazie Mary, lo farò. Lo farò. Anche l'hot dog, lo farò. Prima poi farivo il Mac, ma dall'ultima volta l'ho rivalutato. Ok. Io ogni 2 minuti controllo se è uscito un tuo video. Grazie Ginevra, grazie Chiara, grazie. Vado a vedere se ho perso altri commenti. Noi siamo vecchiotti, ci siamo dalle 2:30. Sì. Siete, come si dice? Gregari, come si dice, affezionati, ma non è neanche la parola giusta. Quello che volevo dire è un'altra cosa, ma non mi ricordo, non mi viene la parola giusta. Su YouTube fa la Rosa ASMR, sì, esatto, Tina, esatto. E Leonora, ormai guardando tutti i tuoi video ci sembra di conoscerti, ma è così, è vero, è una bella cosa. Lasciate like alla live, grazie Chiara, sei un moderatore, una moderatrice grandissima. Ecco, ok. Quindi magari McDonald's no, ma se riesco a fare un panino io, tipo fast food, non sarà mai uguale a quello del McDonald's, quello che faccio io. Però è più buono, insomma, a me piace di più e fa meno male. Se riesco magari, solo che fare la live, cioè la live no, magari fare un vlog mentre mangio da Burger King, solo che c'è gente, mi vergogno. Come sul canale Essere Channel sarebbe anche bello, tipo magari in ASMR al ristorante sarà difficile perché c'è casino, non è rilassante. Adesso stranamente oggi c'è silenzio, ma di solito fanno casino, ma prima facevano rumore i vicini, quindi vabbè. Io ho tante idee in testa, vorrei fare tipo in un ristorante cinese, quando ci andrò di nuovo, non so quando, un vlog dove mangio al cinese, al giapponese, al ristorante giapponese, o quando vado magari a mangiare il sushi, vorrei fare un vlog dove mangio, anche se li ho già fatti, dove mangio il sushi, ho già fatto il vlog al ristorante, però tipo voglio andare al Burger King, anche solo con mia madre, e fare un vlog sull'altro canale dove mangio, però a parte che mia madre mi guarda male quando faccio i video, quindi non va tanto bene, chissà cosa pensa, non faccio niente di male. E seconda cosa, c'è casino, magari anche se non parlo con voi direttamente nel vlog, fare una diretta mentre mangio sarà difficile, sia in ASMR che non in ASMR, però sarebbe bello, ecco, tante idee. Fatemi sapere se vi interesserebbe un video magari sull'altro canale, quelli che vi ho detto prima, insomma. Sì, del panino l'avevi già fatto, lo vedo sempre. Ecco, sì, esatto, il panino l'avevo già fatto, il video mi sembra, sì. Anche l'avevo già comprato al Lidl, il panino. Tipo fast food al Lidl, sì. McBang panino. Mi ricordo che l'avevo già fatto. Invece di comprarlo, lo faccio io stavolta. Ciao Giulia. Ciao, benvenuta. Mary, oggi ho fatto i panini al latte, la ricetta l'ho trovata su YouTube, 55 Winston, 55, vengono buonissimi. Dentro lo farcisci con hamburger e verdure, provaci. Ci devo provare, Mary, grazie, 55 Winston.
visto un 55, sono bravissimi. Comunque, che ne dite del video magari nei ristoranti, vlog, perché sarebbe difficile fare video ASMR mentre sono al ristorante, però dei vlog, anche se li ho già fatti, dove mangio, tipo al Burger King, vi interesserebbe un vlog dove mangio? Ci sta, ecco, perché mi piacerebbe anche fare una diretta su YouTube come adesso, invece che in ASMR sull'altro canale, mentre mangio, ma sarà difficile, non lo so se riesco, ho tante idee, ovviamente li guarderei, grazie Eleonora, grazie. Le idee che ho detto prima dal ristorante, sia la live che i vlog li guarderesti mentre mangio, anche se io mangio male, perché faccio un po' di versi strani, quindi vabbè, un po' di gesti strani, voglio provarci. Adesso vediamo quando tornerò in un ristorante, insomma, vedremo. L'inaudible sera, aspettiamo, è stupendo. Sì, le faccio. Mary, all'MT da me
fricola, cosa vuol dire che frigge? Frutto che frigge? Non lo so. Buone le patate al forno, sì. Muoio dalla voglia di vedere Christian Manzini nudo. Ciao, comunque. Sì, ok. Il sushi all'MD dice, voglio provarlo, se è buono, spero che sia buono. Ciao Rita, a presto. Tra poco me ne vado anch'io, tanto. Al Lidl c'è il sushi, sì, esatto, l'avevo già comprato anch'io, Tina. L'avevo comprato anch'io. Varie volte. 5-6 euro costa. Io il sushi da me lo trovo solo all'S Lunga, Conad e Coop. Alla Coop da me non ho mai visto se c'è il sushi. All'S Lunga io non ce l'ho all'S Lunga. Quindi no. Conad sì, so che c'è, ma non l'ho mai mangiato il Conad. Al mercato l'ho comprato varie volte. Frutta che frigge, cosa vuol dire? Banane che friggono? Non lo so, non lo so. Vediamo. Frutta che frigge, sarà difficile. Al Lidl sì, è abbastanza buono il sushi. Ciao Rita. Eleonora, ciao, corro in autoscuola che devo fare una guida, ci sentiamo presto. In bocca al lupo, buona continuazione. Ciao Ele, ciao a tutti. Io solo alla Lidl, gli altri riforniscono poco. Ok, Chiara. Fede, ciao Federica, ciao. Benvenuta, come stai? Ciao Chiara. Al Penny c'è anche il sushi, ma si vede che non è tanto fresco. Non ho mai visto al Penny o il sushi. Ciao Ele. Bene, sono arrivata ora. Come stai? Tutto bene? Passate bene la Pasqua, la Pasquetta, Federica. Sono contenta che ci sia anche tu. Non te lo consiglio. Giulia, cosa dici al Penny? Non me lo consigli il sushi? Ma io non ho mai visto il sushi, il Penny, sinceramente. Da me non lo vendono. Al Conad costa due polmoni, il sushi non ne vale la pena. Ah, ok, al Conad. Ma io non ce l'ho comodo il Conad, quindi non vado mai. Grazie Giulia, comunque. Grazie. Te lo consiglio, è buono. Tina. Tina. Al Lidl, sì, è buono, lo so, il sushi. Costa due polmoni al Conad. E non ne vale la pena, ok? Grazie Giulia. Adesso tra poco me ne vado, ok? E poi magari mi piacerebbe anche fare dei video outfit ASMR, tipo questo vestito qui, lo vedete? Con i fiori, è lunghissimo, tocca quasi per terra, con le maniche lunghe e me lo volevo mettere questo weekend, perché c'è una festa di carnevale all'aperto. Questo qui è lungo, magari con una giacca di pelle. Fare un video outfit magari sul canale Sere Channel, non so se in ASMR riesco a fare i video outfit, perché senza musica non lo so se riesco a fare i video outfit in ASMR. Anche il 30 di aprile c'è di nuovo un bel concerto, andare a vedere ragazzi. Nella zona dove vivi tu fa caldo? No, oggi fa freddo, ci sono le nuvole. Bello il video outfit. Federica, mi piacerebbe, sì, però senza musica i video outfit ASMR, secondo me, a parte che non li fa nessuno, però sono un po' noiosi, non lo so. Io parlo troppo. Non lo so, non lo so. Ho tante idee. Poi adesso Fede, quando chiudo la live, se riesco a salvarla, la salvo. Riguardatela e commenta poi dopo, mi raccomando, lasciate i commenti quando salvo la live. Spero che non si perderanno i commenti. 4:30. Ho detto che avevo tante idee prima che arrivassi tu per quanto riguarda i video, sia vlog che ASMR, insomma, sull'altro canale. Ma non lo so se farli, i video che ho in mente, insomma. Ciao Tina, io ti lascio. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Tina, ciao, a presto, buona giornata, buona serata, buon weekend. Non importa anche se lo fai sull'altro canale, lo vedo lo stesso. Grazie, Federica, grazie. Ciao Tina, perché anch'io sono nel Piemonte e quasi muore di freddo. Di dove sei, Valeria? Di che zona sei del Piemonte tu? Se posso sapere. Qui fa freddo, no? Non fa caldo assolutamente. Chiara, io di supermercati comodi ho l'Oasi Tigre Conad. Sparo Totis MD.
wishlist in modo da poterti ringraziare di tutto ciò che fai per noi. Grazie Giulia, sei gentilissima. Comunque la Amazon wishlist ce l'ho, solo che quando metto il link non riesco a farla funzionare. Il link non manda alla lista Amazon, ma manda da un'altra parte, non so perché. Comunque grazie a voi Giulia, io non faccio niente di eclatante, insomma. Buona giornata anche a te, buon pomeriggio, a presto. Invece da me quelli che tu sono lontani, ho capito Chiara, grazie. Buona giornata, a presto. Mettila nei commenti. La lista Amazon, Chiara, dici tu. Ci devo provare a metterla nei commenti, vedere se funziona. Perché io ce l'ho la lista Amazon, però non funziona. Quando la apro io, funziona. Quando la metto nell'info box, voi non la vedete. Non so perché. Se c'è qualcuno che mi può aiutare, commentate. Anche fuori da questa live, chi guarderà la live, che può aiutarmi per la lista Amazon. Apprezzo. Ci devo provare, adesso faccio il montaggio, quando torno alle 5 esco, quando torno faccio il montaggio del video dell'uovo di Pasqua che mi hanno portato stamattina i miei genitori, i miei parenti. E poi vediamo se domani carico il video o mukbang o comunque uovo di Pasqua, apertura eccetera, uno dei due domani e dopodomani un altro. E vediamo se riesco a metterla nei commenti, la lista Amazon, se voi riuscite ad aprirla, che si vede. Se non si vede, ho bisogno di aiuto. Qualcuno mi aiuti. Se la wishlist, dici il nome. Mica posso dirti il nome, però. Devo mettere il link e deve aprirsi. Ginevra è una cosa complicata. Magari può fartela una di noi, ci dici cosa metterci dentro, ti mandiamo il link. Non lo so se si può fare, Chiara. Perché su Amazon, non lo so se la potete fare voi al posto mio. Dovrei riuscire a farla io funzionare, insomma. È un casino. Io che non sono tecnologica, è un casino. Vabbè, chi è rimasto? Valeria, Chiara, Ginevra e basta. Gli altri sono spariti tutti. Se ne sono andati via tutti. Nick, Matteo, Antonella, Veronica. Non c'è più nessuno, Giulia se n'è andata. Anna Claire, ciao. Tina se n'è andata. Valeria, Eleonora se n'è andata. Eleanor, mi sembra. Eleanor, sì. Se n'è anche andata. Federica, ci sei ancora? Ci sono, sto ascoltando. Gabriele, ci sei? Perfetto. Adesso io tra poco vi saluto e ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me per 2 ore di live, una live lunghissima, spero che vi sia piaciuta, anche se piena di chiacchiere, piena di parole, tanti discorsi. Io ci sono, ok? Serena, anche tu ti chiami Serena, ti seguo sempre, amo i tuoi video, grazie. Ciao Naima, bacia. Sera, io non posso perdermi una tua live, sono troppo belle e rilassanti, poi almeno per stare insieme. Grazie Ginevra, continua a commentare i miei video. Commentate tutti i miei video, se volete. In modo gentile ed educato, mi raccomando. Rispetto, rispetto, sempre. Quando ne fai un'altra? Non lo so. Mi devo organizzare. Magari la prossima settimana o a maggio direttamente. Vedremo. Comunque vi saluto e a presto. Spero che il volume della mia voce non sia troppo alto. Grazie a tutti quelli che c'erano dalle 2:30. Scusate la mia faccia enorme. La live col cellulare in mano. Ciao Valeria, ciao a tutti. Ciao Ginevra, ciao Gabriele. Ciao Lucrezia. Ciao a tutti. Ciao Sera, vado anch'io. Ciao Fede, a presto. Commenta i miei video, mi raccomando. Ciao a tutti quelli che c'erano anche prima. A presto, Sera, ti voglio bene. Anch'io, Chiara, vi voglio bene. Ciao Serena, ciao Valentina, ciao Fede, ciao Gabri. Ciao a tutti. A presto. Ciao Ginevra. Ci vediamo presto con un altro video. Esatto. Commentate i miei video, mi raccomando.
questo. Valentina, peccato. Comunque, come stai, Vale? Spero che stai bene. Ancora 5 minuti e poi andiamo. Riguardati la live, Valentina, mi raccomando. Questa era una live inaspettata. La prossima sarà magari programmata, spero. Buona Pasqua e Pasquetta in ritardo. Buon 25 aprile. Tornata dal mare oggi, sono contenta. Cosa farai di bello questo weekend che sta arrivando? Riguardati la live dall'inizio, se riesco a salvarla, spero, Valentina. E ci vediamo presto. Vi voglio bene, ragazzi e ragazze. Grazie a tutti quelli che c'erano dalle 2:30. Nicolò e tutti gli altri. Matteo SMR, Antonella e consigliere Antonella 2, Federica, Alice, eccetera, eccetera. A presto. Grazie. Ciao a tutti. Buona giornata, buon weekend. Continuate a commentare i miei video, mi raccomando, eh. A presto. Ciao, ciao.